Abbiamo visto come funziona la posta elettronica, rimaniamo in tema parlando di posta elettronica, questa volta certificata, in breve PEC. Perché ne parliamo? Perché ne stiamo parlando qui? Beh, innanzitutto perché è lo strumento con cui è possibile comunicare con la pubblica amministrazione in aggiunta ai canali, diciamo così, tradizionali. Il primo tra tutti è la raccomandata con ricevute di ritorno. In base a un decreto del Presidente della Repubblica dello scorso 2005 e altri decreti legislativi successivi, imprese e professionisti, loro in particolare, sono addirittura obbligati a utilizzare questo canale, questo specifico canale, per dialogare con la pubblica amministrazione. L'obbligo decorre dal 1° luglio 2013, mentre i cittadini privati, diciamo così, possono avvalersene, ovviamente, anzi ne incoraggiamo l'uso, ma in modo facoltativo, non obbligatoriamente. Quindi, non so, coloro che amano spendere soldi per fare raccomandate con ricevute di ritorno e oltre che spendere soldi anche spendere tempo in alle volte lunghe code presso sportelli postali, beh, possono farlo. Mentre coloro che vogliono restare, come dire, al passo con i tempi, ma soprattutto sfruttare le opportunità che la pubblica amministrazione offre, beh, si attrezzi con una PEC. Tra l'altro non è complicato. Abbiamo imparato ad usare e a creare un account di posta elettronica. Beh, la posta elettronica certificata, che cos'è? Non è altro che una casella di posta elettronica. Cioè, è esattamente ciò che già avete imparato ad usare dalle precedenti lezioni, però certificata, appunto, c'è cioè quella C. In che senso certificata? Beh, nel senso che l'identità del mittente, cioè del titolare della casella di posta elettronica, questa volta è certa ed è certificata. Mentre quando abbiamo aperto l'account di posta elettronica con Gmail, abbiamo potuto inventarci qualunque nome. Sono Mario Rossi, sono Pinco Pallo, e in realtà non è vero, sono Francesco Leonetti. In quel caso la posta elettronica tradizionale, fatta in quel modo, tradizionale nel senso di non certificata, non garantisce l'effettiva identità di colui che sta spedendo il messaggio. Non solo chi lo sta spedendo, ma anche chi lo sta ricevendo, no? E quindi non può avere valore legale, non può essere usata quella posta elettronica per comunicazioni formali che richiedono invece che le identità dei soggetti che dialogano siano certe. E a questo scopo, ecco, la posta elettronica certificata, come funziona, cioè qual è l'organizzazione, qual è il concept, come è organizzata la faccenda. Beh, non la possiamo attivare dove ci pare. La posta elettronica certificata, l'account di posta elettronica certificata, lo possiamo attivare presso gestori autorizzati, accreditati dalla pubblica amministrazione. In Italia ce ne sono svariati, ce n'è almeno una ventina da cui poter scegliere, i quali però chiedono un obolo, chiedono un corrispettivo, non è gratuito come l'account su Gmail, ma il costo in genere è dell'ordine dei 7, massimo 10 euro l'anno, per cui confido che possa essere sostenibile, soprattutto tenendo conto dei vantaggi che questo comporta, che l'uso della posta elettronica comporta, perlomeno quella certificata. Per cui è sufficiente, come dire, accedere, a attivare presso uno dei vari gestori autorizzati di posta elettronica certificata un proprio account, e per poter certificare l'identità, costoro chiedono al momento dell'attivazione dei documenti, cioè è necessario presentare una carta d'identità, alle volte può essere chiesto anche un certificato ulteriore, tipo stato di famiglia o certificato di nascita o rilasciate dall'ufficio anagrafe. Insomma, è il gestore
no? Della posta elettronica certificata, chiede a colui, a voi, che volete attivare presso questo gestore una casella di posta elettronica certificata, dei documenti. Una volta fatto ciò, il gestore notifica l'identità dell'utente. Quindi Francesco Leonetti è effettivamente lui e questa casella di posta elettronica corrisponde effettivamente a Francesco Leonetti. Quindi fidatevi, dice il gestore, e il gestore si fa da garante presso la pubblica amministrazione in particolare. Dice, fidatevi, se vi arriva un messaggio da questo account, effettivamente lo possiamo da tutti i punti di vista, anche legali, ritenere come proveniente effettivamente da Francesco, dal signor Francesco Leonetti. Allo stesso modo, se la pubblica amministrazione vuole inviare una comunicazione a Leonetti, per esempio una notifica, non so, un avviso di pagamento o cose del genere, bene, lo può fare usando questo canale, essendo garantita la legalità della comunicazione e non contestabile, cioè è esattamente come se si stesse mandando una raccomandata con ricevuta di ritorno. Come funziona operativamente l'uso della PEC? Beh, esattamente come la normale posta elettronica. La specifica modalità di utilizzo dipende dal gestore presso cui si è attivata la casella. Ad esempio, questa è la pagina di accesso al servizio di posta elettronica certificata di una delle società autorizzate. In questo caso è Aruba. Ben inteso, non sto facendo pubblicità, non voglio fare pubblicità. Potete andare su Google e cercare posta elettronica certificata. Vedrete quante altre società forniscono questo tipo di servizio. Io sto usando Aruba come esempio semplicemente perché qui ho personalmente attivato la mia casella personale di posta elettronica certificata. E in questo esempio io vi dimostro come è possibile comunicare con, ad esempio, l'assessorato all'innovazione tecnologica del Comune di Andria, in questo caso sono sempre io, però ho due caselle di posta elettronica certificata. Una, quella mia personale, quella di Francesco Leonetti, quella che rimarrà a me anche quando non avrò più l'incarico di assessore. L'altra è la casella di posta elettronica certificata che è stata attivata presso il Comune di Andria e che è attiva fin tanto che io ricopro quell'incarico. Ok, allora supponiamo di voler mandare una comunicazione all'assessorato attraverso la casella di posta elettronica certificata perché vogliamo essere sicuri che del mittente e sia del destinatario, dell'identità del mittente sia quella del destinatario. Allora io accedo e qui sto usando la modalità di accesso che in questo esempio Aruba mi chiede di fare, tra l'altro abbastanza semplice. Si scrive in questo caso l'email di posta elettronica certificata, in questo caso è espertoweb presso pec.it, e la password che ovviamente deve rimanere segreta. Ecco che sono entrato. Ora posso, per esempio, leggere la mia posta. Ma in questo caso, invece che leggere la posta, voglio inviare un nuovo messaggio. Quindi clicco su nuovo messaggio. Attenzione, come ho detto, l'interfaccia può cambiare da gestore a gestore, però concettualmente è quello. E mando una mail a f.leonetti presso cert.comune.andria.bt.it. In genere, per riconoscere se un'email è una posta elettronica semplice o certificata, trovate all'inizio del dominio, quindi dopo la chiocciola, o cert, come in questo caso, o alle volte potete trovare PEC. Ok? Quello è un indizio che sta a indicare che la comunicazione sta avvenendo presso una casella elettronica certificata. E scrivo oggetto, che ne so, richiesta di saluti. Con la presente richiedo formali saluti. Sto scherzando. Saluti, Francesco. Ok? Ora io lo sto inviando. Ok, il messaggio è stato correttamente inviato.
Ora, se vado un attimo a controllare la casella postale presso l'assessorato, quindi cambio programma, ora uso quest'altro programma, quest'altro software, dove vedete, viene utilizzato comunemente per ricevere la posta elettronica su quell'account, vado a scaricare i messaggi, ecco che arriva una posta certificata. Da parte dal mittente espertoweb@pec.it, questo è la sono io che ho spedito il messaggio dall'altra parte. Questo è un messaggio di posta certificata. Con la presente richiedo formali saluti. Ora io posso replicare dicendo invio i miei più formali saluti. Invio. Ora, se vado dall'altra parte e vado a controllare la mia posta, ecco, mi accorgo che c'è un messaggio di accettazione, cioè qui mi si sta notificando che il messaggio che ho spedito all'assessorato è stato accettato e poi successivamente è stato anche consegnato. Questa è la nostra ricevuta di ritorno. Quindi io so adesso, sono certo, che l'assessore all'innovazione tecnologica ha effettivamente ricevuto il mio messaggio. In più, ecco qui, questa, mi è arrivata anche la replica. Eccola qua, la vado anche a leggere. E questa è la replica, invio i miei più formali saluti, che è stata appena fatta. Dall'altro lato, mi vedrò, eccolo qua. Io adesso so che il mittente ha accettato la casella postale del mittente ha accettato e ha anche letto il mio messaggio. Ovvero la consegna del messaggio è avvenuta con successo. In questo modo noi abbiamo stabilito un dialogo legale tra una società, un professionista e un ente locale. E se voi cittadini vi abituate ad usare questo sistema, tutti noi possiamo avere una vita migliore. Grazie.